Avanti. Grazie. Prego. Posso offrirti qualcosa? Biscotti? Un caffè? Cos'è il caffè? Un preparato interessante. Me l'ha portato un mercante turco. Prego, assaggia. Un po' amaro, se posso dire. Sembra che manchi qualcosa. Non so, hai pensato di aggiungere dello zucchero? O latte? Immagino che ci si debba fare l'abitudine. Bando alle ciance. Che stavamo dicendo? La sconfitta al palazzo ci è costata cara. Ci vorrà tempo per riprendersi. Emilio ne approfitterà per rafforzare le sue difese. E continuare a opprimere il sestiere. Abbiamo lo stesso scopo, anche se per ragioni diverse. Perché non unite le forze e ci riprovate? Agire in fretta causerebbe solo altre perdite. Dobbiamo rifornirci e ideare nuovi piani. Ma io non posso stare qui ad aspettare. Né voglio che tu lo faccia. Lavora per noi, invece. I miei uomini si stanno già riprendendo. Ma da loro ti metteranno all'opera. Prima li avrai aiutati, prima potremo colpire. Molto bene, Antonio. Accetto. Saggia decisione. Salute, Rosa. Vedo che sei in via di guarigione. Come ti sembra Venezia? Ha un certo fascino. Ma come sopportate il tanfo? È tremendo. Dunque, cosa ti porta da me? Avrei un favore da chiederti. E sarebbe a dire? Voglio imparare ad arrampicarmi come fai tu. Oh, va bene, posso farlo. Cioè, io non posso, ma Franco sì. Franco, muovi il culo! Mostra a Ezio come si arriva in cima a quell'impalcatura. Inizia in posizione appesa. Poi salta verso la sporgenza. Appena ci arrivi, afferrala bene. E spingiti in alto. Ecco, visto come si fa? Sì, credo. C'è solo un modo per saperlo. Provaci su. Salta, Ezio! Afferra la sporgenza all'altezza del salto. Beh, com'era? Ho visto di meglio. Ah, oh, mi ferisci con queste tue crudeli parole. Va bene, smargiasso. Mettiamo alla prova le tue abilità. Ti ascolto. Vediamoci davanti ai frari! Ah, Ezio. Speravo riuscissi a tornare. Ho bisogno di un consiglio. Ma certo. Di che si tratta? Emilio mi ha messo contro alcuni dei miei stessi uomini. Corruzione e intimidazione, eh? Sì. E non possiamo colpire finché sono tra noi. Sono ancora in giro per il sestiere. A tenerci d'occhio per poi riferire ad Emilio. Non ancora per molto, sta certo. Shh.
La... Sei morto! Prendetelo! Lì! Io ti ammazzo! Amato va! Laggiù! Là! Là! Qualcosa vi affligge, amico. Salve. Che mosse ardite. Finirai nella tomba! Posso la fortuna esservi propizio. Dio, perdonami! Cosa posso per meritarmi questa punizione? Non posso avervi offeso, miseria! Pietà! Nobili prezzi per nobili articoli. Questa storia. Che fai qui? Vattene! Per farabutti della sua risma! Non c'è altro legge che questa! Che atleta eccelso! Salire sulle impalcature è divertente. Ma come te la cavi all'aperto? In cima alla torre, intendi? Torno fra un attimo. Attento! Ma almeno sparite subito dalla mia vista! Le mani passe di questo dibuco criminale non possono essere tollerate in una società progredita come la nostra! Bisogna eliminarlo! Ah!
Allora? Direi che non ho altro da insegnarti. Informerò Antonio. Porta a termine gli altri lavori. Ci siamo quasi. Il prezzo della perfezione non si misura in monete. Anzi, a dire il vero sì, molte monete. Ben trovato, Ugo. Qual è il problema? Tu e Rosa siete fuggiti dal palazzo. Ma ad altri è andata peggio. Emilio li ha catturati e vuole giustiziarli. Hai idea di dove li tengano? So che sono nel sestiere, ma a parte questo, no. Li dovrai cercare. Li riporterò qui, men che non si dica. Sentite come Nostro mastro torturatore è così bravo. Ora, ricordate l'addestramento. Affrontate quest'uomo con molta attenzione. Pronti? Facciamola finita. Tagliategli la via di fuga, come quella notte ad alba. Pietà, pietà, non ho fatto Santa croce. Si va. Dietro di me. Stai facendo?
dice di volere l'unione, ma non vuole altro che il potere. I vostri misfatti devono cessare. Il... State vicino. Uniti. Infilzeremo le vostre teste sulle picche. Meglio appendere i loro corpi alle finestre del palazzo. Seguitemi. Fategliela vedere! Si stancherà. Scorre, signor! Non uccidetemi! Avanti ora! Non è un pivello! Attacchiamola insieme! Bisogno di aiuto è il benvenuto.
Avanti. Notevole. Non mi aspettavo che ci riuscissi così in fretta. È stato un piacere. Informerò Antonio dei tuoi progressi. Vieni da me più tardi. Ho un altro lavoro per te. Che tipo di lavoro? Vediamoci al molo e ti spiegherò. Molto bene. Salvare i miei fratelli è stato più che un atto di carità, Ezio. Gli uomini che hai liberato avranno un ruolo chiave nei prossimi giorni. Chiedi loro aiuto e si uniranno a te. E una volta a capo della mia combriccola? Mandandoli incontro a delle guardie, creeranno un diversivo. Aprendomi la strada. Esatto. Mi eviterà di sporcare la spada di sangue. Mi piace. Bene. Ora ti dico come servirtene. Il piano di Antonio prevede uno stratagemma. Dobbiamo travestirci da arcieri, ma per fare questo ci servono le loro armature. Ne è appena arrivato un carico pronto per essere consegnato a Palazzo della Seta. Svuota le casse e recupera le uniformi. Una volta fatto, dovrai procurarmi anche una barca e riportarla qui. Ci servirà per far entrare i nostri uomini nel palazzo. Consideralo fatto. Bene. Sì, bene, sapete cosa fare. Mi piacciono sempre le impiccagioni! Non te ne andrai così facilmente. Sei morto! Ricordiamo ai cittadini che i lavori di ristrutturazione dei ponti della città sono ancora in corso. Siate pazienti e non abbandonate gli operai con... Capito. Cercate di tenerli occupati. Capito. Pronto. Voi, stimati clienti. Va bene, me ne vado subito, commissario. Sì, siete certo. Li occupati. Avanti. Siete morti! Ferma! Il campione lo amate e per lui esultate che alla miseria ci ha portato. Seguito al tragico decesso dell'ambasciatore portoghese, il consiglio rammenta a tutti i cittadini di non mangiare il pescato dei canali. L'avviso deve obbligatoriamente essere... Testa, laggiù! Addosso! Molto bene, Ezio. È proprio quello che ci serviva. Farò sapere ad Antonio che hai finito il lavoro.